E bella a tutti raga, qui è Daniel Place e oggi faremo finalmente, dico finalmente perché non ho palesemente cibo, sto mangiando solo carne marcia che mi danno gli zombie. Praticamente oggi faremo le farm di animali, quindi diciamo non più problemi di cibo. Quindi faremo esattamente le farm di conigli, mucche e pecore se riesco. E anche di altri animali nel futuro saremo poi gli ortaggi. Ovviamente adesso farò di queste tre perché non ho moltissimi ortaggi. Quindi andiamo al punto perché sarà praticamente vicino a dove ho fatto le farm di ortaggi. Andiamo. Ah, e come vedete qui sto cominciando a fare questa barriera che mi sa che è molto 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 carina. Come vedete. Da qua si entra, diciamo già questa piccola entrata. È molto carina. Poi qua ci faremo altre decorazioni piano piano nel tempo. Sto cercando di fare tutto in tema, diciamo, deserto. Come vedete là stanno crescendo un sacco di ortaggi. Qui ho ampliato la farm di canne da zucchero. La sto portando a più livelli ovviamente perché voglio che nasca tutto. E qui praticamente siamo full di tutti gli ortaggi. Quindi io prenderei tutti gli ortaggi e li ripianterei. Ovviamente tutti gli ortaggi, però questo lo devo fare dopo perché adesso prima devo costruire tutti i recinti. Abbiamo detto che dobbiamo farne uno di conigli, uno di mucche e l'altro di pecore. Quindi dobbiamo fare. Allora. Prendiamo banco da lavoro. Non so quanti ne ho craftati, raga, in questa serie. E dobbiamo farci allora almeno un'altra pala. E dobbiamo fare un buco di 1, 2, 3, 4. Cioè di 2, di altezza 2, largo 5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E poi fare la stessa cosa per una lunghezza di 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi, dopodiché, togliamo questo strato qui sotto e ci depositiamo tutta la terra. Ovviamente, credo che le pecore in questa serie non le potrò mettere, a meno che non faccio una, diciamo, in questo piazzamento di cose non le potrò mettere perché comunque alle pecore per far crescere, diciamo, la lana serve il pezzettino d'erba quello verde, quindi non so, non so. Qui diciamo ci metterò le mucche. Adesso fammi una scalina per uscire, ovviamente. E io volevo fare, aspetta, qui un contorno. Quindi prendiamoci della cobblestone, ok. E qui un contorno perché non lo voglio così. Così basso, diciamo, tra loro e me, quindi cerco di farlo leggermente più alto. Tutto intorno così. Così, come avevo fatto una volta io in una mia serie, faccio la stessa identica cosa. Abbiamo detto che è 3, 4, 5, 6, 7. Al quarto blocco. Quindi verso di qua, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi 1, 2, 3, 4. A questo blocco facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Voi vi chiederete perché stai facendo questa cosa? Vi dico perché io voglio fare che praticamente io voglio entrare da sotto, quindi facendo una cosa del genere, magari non spaccando con a mano, ma con una pala. Esattamente così. Diciamo, qui c'è sempre una porta, quindi io piano è questo. Qui ci sarà una porta che mi sono portato adesso qua, che sarà così. Che così io potrò entrare e uscire dentro, da dentro, cioè uscire ed entrare dentro a, diciamo, all'allevamento. E diciamo da queste altre parti io farò altre, diciamo, vie per andare negli altri cosi, diciamo, negli altri allevamenti. Così non devo cambiare, diciamo, ogni volta corsia, ma devo solo
cambiare, diciamo, tunnel di dove vado. A questo punto basterà solo prendere e fare questo procedimento per altre 2, 3, 4 volte, per quante volte noi vogliamo. Vabbè, per fortuna non ho perso niente perché non sono stato ucciso ad esempio da un creeper o altre cose. L'ho ucciso solo da un ragno. Ok, ritorniamo, va. Piccone, torce. Ovviamente, raga, per portare tutti gli animali dentro al recinto utilizzerò dei guinzagli, perché cioè, non ce la farei a farmi tutto il tragitto con in mano un pezzo di grano, quindi... Ok, raga, al lavoro terminato è questo il risultato. Ovviamente ho fatto tutte e tre le cose e ci devo solo aggiungere la terra. E ovviamente tu non sei un animale, quindi non puoi stare qui dentro. Muori. Muori. Ho detto muori. Ok. Ok, raga, dobbiamo solo, diciamo, sostituire tutto questo in terra. Ok, raga, al lavoro terminato, che è questa cosa qui, diciamo, ho ricoperto tutto, tranne questo qua al centro perché ci andranno i conigli. Al lavoro terminato ho fatto anche questa entrata qua, come vi avevo detto prima, e diciamo entra sotto e diciamo, vedete, possiamo entrare in tutte le stanze che noi vogliamo. Quindi qua, intanto qua ovviamente ci dovrò mettere tutte le porte, esatto, come qui. Quindi ci basta solo. Adesso io ritorno a casa. Ok, raga, di ritorno a casa mi sono preso tutti i materiali che mi servivano e i guinzagli, ovviamente. Voi vi chiederete dove hai preso questi guinzagli, li ho solo presi dai mercanti, quelli con i lama, che ti danno queste cose. Allora, ritorniamo al punto. Intanto ho visto già che qua c'è una mucca, quindi me la prendo direttamente. Quindi prendiamoci subito questa mucca. Andiamo. Ok. Facciamo attraversare il fiume, ovviamente. Tutta in fretta e furia. Su, andiamo. Andiamo. Cerca di non prendere i cactus. Su. Come vedete, anche ho preso anche gli item frame. Diciamo, i portaoggetti. Perché lì ci dovrò mettere, diciamo, per segnare ad esempio dove stanno il grano e tutte le altre cose. C'è un creeper in mezzo al mio orto. Perché? Allora, io le mucche le metterei qui al lato. Quindi adesso tu prendi e vai lì sotto. Mucca, su, vai. Sali. No, buona. Buona, scendi giù, scendi giù. Vabbè, scendo io, vai. Vieni. Ok, togliamo il lazzo. Tu resti qui. Mi sono dimenticato di fare la porta. Allora, qui, raga, volevo mettere questa cosa. Diciamo, segnava se c'era ad esempio tipo il grano. So che stanno parlando di mucche. Qua metterò ad esempio le carote. Sto parlando di conigli. Se metterò qua altro grano, penso, credo che saranno le pecore. E così via. E adesso il problema, sapete qual è? Cercare i conigli, perché ok, uno sta qua. Perché questi scappano, raga, vedete? Comunque, di sicuro nel prossimo episodio andremo in miniera, perché comunque mi servono un sacco, veramente un sacco di animali, cioè di minerali. Perché ho detto animali? Sono fottuto. Cioè, mi sono fottuto la testa. Ok, ora uno e due. Ok, arrivederci. Allora, questo grano, come vi ho detto, lo riposiamo qui dentro. E quando vogliamo, prendiamo il grano, entriamo lì dentro e li facciamo riprodurre. Come vedete, anche l'esperienza mi arriva.
tutti e due, venite qua, venite qua, venite qua. Oh, uno è scappato! Oh! Venite qua! Oh! Levate da qua! Namo! Dai! Ragazzi! Oh mio Dio, sei conigli! Tu! No, venite qua, porco! No! No, 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 ma perché io faccio queste farm? Raga, io non ce la faccio più. Cioè, vi giuro, la farm di conigli è qualcosa di indescrivibile. Cioè, è l'odio dell'odio. Questo episodio sono morto due volte per quei conigli. Cioè, voi non avete una benché minima idea. È la prima volta che muoio in questa. Eh sì, e vabbè, dai. Dai, su un altro. Ah, almeno. Cristo santo. Raga, voi non avete neanche una minima idea. Vi giuro, sto per tiltare. Voglio chiudere l'episodio qui. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Guarda, no, non bruciano. Guarda lì. Guarda, eh sì, da. Per favore, per favore, per favore. Mi prendo tutta la mia roba e scappo, prendo tutta la mia roba e. È un esercito! Ma che cos'è? Oh mio Dio! No, 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 no. Oh mio Dio, ho finito pure la spada. Sono morto un'altra volta. Mi uccide sto cosetto piccolo, raga. Raga, mi uccide sto cosetto piccolo. Perché ha un palo e lui ha delle mani che tolgono uno di cuore. Lui ha delle mani e non muore. Oh, Idocrop, quello piccolo. Vieni qua! Venite di qua. Fine della merda, fine della merda. Ce l'ho fatta, oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio! Oh mio Dio, magari io sto per impazzire. No, no, tu no! Vai via! Raga, sono morto un'altra volta. Sì, perché la pecora era caduta nel recinto dei conigli, raga. Ok raga, per me questo episodio può finire qui con un po' di depressione, diciamo. Però, come vedete, cioè, ho tiltato, ho perso 17 livelli, potranno essere utili per cantare più velocemente, però, diciamo, da Daniel per sé è tutto. Bella.